Possiamo vivere di soli alimenti crudi, con un'alimentazione interamente crudista? Questa è la domanda che mi viene posta spesso al termine del mio evento che organizzo su Facebook ogni stagione, la prova vegana, crudista, igienista, che è una settimana in cui un gruppo molto grande di persone si cimentano in una settimana interamente crudista o tendenzialmente crudista. Ebbene, poi mi chiedono, ma Serena, e mi scrivono privatamente, Serena, posso continuare a mangiare in questa maniera? Posso continuare a mangiare solo alimenti crudi? Bene, la domanda che forse, che mi piace porre a voi, o da fare agli altri animali sulla Terra, alle altre razze, è questa. Potete vivere di soli alimenti crudi? E se ci pensiamo la risposta è ovvia, perché noi siamo l'unica razza, l'unica specie su questo pianeta a cucinare. Non cucina nessun altro, nessun altro utilizza il fuoco, il calore per trasformare il loro cibo. A meno che proprio non vivano nelle nostre vicinanze, siano i gatti e i cani che stanno appunto presso di noi e si alimentano di questi cibi, ma perché noi li prepariamo. Se vogliamo, possiamo, e la questione non è tanto, non sarebbe tanto se possiamo vivere di alimenti crudi, quanto di quali crudi e di quali alimenti crudi possiamo vivere, possiamo sopravvivere, che cosa si intende per alimentazione crudista e quali siano i cibi adatti a noi. Ma questo, diciamo, è un video a parte ed è una domanda a parte, la domanda è se possiamo. Il fatto è che non esiste un elemento nutritivo, un valore nutritivo nel cibo cotto che non ci sia anche nel cibo crudo, che il cibo crudo non possa fornire. Nel cibo crudo, nell'alimentazione cruda alla quale siamo biologicamente adattati, c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella perfetta proporzione, quindi non bisogna neanche aver paura di carenze, di deficienze nutritive, perché veramente c'è tutto, a parte qualche rarissima cosa da cui fare attenzione, ma altrimenti è perfettamente bilanciato per noi, perché la natura proprio ci dà quello di cui abbiamo bisogno in perfetta proporzione. E anzi, il cibo crudo è solitamente, nella stragrande maggioranza dei casi, è più facilmente digeribile nel nostro corpo, quindi vuol dire che il nostro corpo e il nostro sistema digestivo lo scompone più velocemente del cibo cotto, lo assimila meglio, lo trasporta meglio, lo integra meglio nella nostra struttura molecolare. E non è tossico, non dovrebbe essere tossico, perché se è tossico non dovremmo mangiarlo, non dovremmo consumarlo, ovviamente, e non è processato, perché dovremmo mangiarlo così nel suo stato integrale, integro, così come la natura lo crea, non dovrebbe avere additivi, non dovrebbe avere chimici, insomma, veramente dovrebbe essere l'alimentazione perfetta, diciamo, per l'uomo. Ci sono tantissime testimonianze di persone che vivono da decenni o comunque da tantissimo tempo con un'alimentazione esclusivamente cruda e dicono di stare molto bene, anzi, tantissimi si sono curati da dei sintomi, delle malattie proprio attraverso una dieta crudista. Quindi sembra proprio esserci una connessione molto benefica per il nostro corpo e per il corpo umano. Già anche solo aumentando il crudo nella propria alimentazione, anche se non fosse un'alimentazione al 100% crudista. E quindi sembra che ne troviamo beneficio. Anche personalmente, io credo che un po' tutti dovrebbero fare un bel periodo di solo crudo, perché raffina e risintonizza con il nostro vero fabbisogno, con quello di cui il nostro corpo ha davvero bisogno e ha proprio in termini di valori nutritivi. E di ciò che ci fa stare bene. Quindi sì, si può vivere di soli alimenti crudi, in alimentazione crudista,
magari che sia l'ideale per tutti, per sempre. In questo momento è una cosa di nuovo da mettere in questione, però ognuno deve provare per sé, sul proprio corpo e sentire la sensazione o appunto che cosa cambia in sé con più crudo o un'alimentazione crudista.